In compagnia di Filomena Lamberti. Buongiorno Filomena. Oggi siamo qui al convegno conclusivo sulla violenza di genere e lei, oltre che essere un'autrice di uno splendido romanzo, veramente molto splendido e veramente toccante, è anche testimonial di una violenza. Cosa significa per lei essere qui? Per me essere qui e avere il contatto diretto con i giovani è molto importante perché loro, io ci credo in un futuro che non sia privo di violenza. Allora dobbiamo iniziare dai giovani, far capire loro che la violenza non porta nulla di buono, che un rapporto deve essere basato sul rispetto, perché il rispetto che chiude la porta alla violenza. Loro saranno le nostre coppie del futuro e se noi inculchiamo questa cosa ai giovani, io penso che abbiamo speranza di un futuro senza violenza, specialmente tra uomo e donna. Questo è il messaggio che ha voluto lasciare con il suo romanzo, Un'altra vita? Certo, innanzitutto perché lì vengono narrati i primi errori che io ho iniziato a fare proprio alla loro età, quando confondevo il possesso con l'amore, quando credevo che la gelosia fosse amore, e tanti ancora errori che ho commesso. Ed ora come si sente Filomena? Io oggi, anche con la mia identità violata, vivo perché per 30 anni ho solo sopravvissuto in una violenza che non aveva motivo. Io oggi esco, incontro le amiche, conosco tante altre persone, ma come dico sempre, queste sono le cose belle della vita. E poi chi mi può guardare mi guarda, chi non ha la forza di guardarmi, non mi guarda, ma a me non mi interessa, perché io dopo 30 anni non restavo chiusa di nuovo in prigione, imprigionata nelle quattro mura di casa. No, io subito mi sono buttata tra le persone, tra la gente. E la mia fortuna più grande, anche se dopo, è stata la conoscenza di Spaziadonna, il centro antiviolenza di Salerno, che vive sul territorio da 40 anni e che mi ha dato l'opportunità di conoscere tante persone che io porto al primo momento, dissi io voglio testimoniare. Favore delle altre donne. Grazie.